Rieccoci in pista, con lo sguardo in pista, già i piloti schierati, fermi, immobili, con di fianco i loro meccanici. Le file sono ancora 17 per i 34 piloti appunto selezionati dopo le qualifiche, le manche, le prefinali. Ecco, adesso abbiamo i migliori 34 di questo primo round della WSK Supermaster Series per quanto riguarda la categoria KF, che poi è la categoria regina per quanto riguarda i kart monomarcia. In prima posizione Carol Buzz su Cosmic Vortex, al suo fianco Tony Kart Vortex per Niklas Nielsen. Loro due sono un po' gli uomini da battere, visto quello che hanno messo in pista fino a questo momento, e a rendergli la vita difficile ci penseranno sicuramente i piloti della seconda fila, che poi alla fine, a conti fatti, sono quelli che materialmente, anche crono sul giro e rendimento in generale, insieme a quelli anche della terza fila, sembrano essere in grado di poter sfidare le due lepri. Parliamo in seconda fila del danese e dell'olandese rispettivamente, Casper Roes e Martin Van Leeuwen. Terza fila per un russo e un inglese, Alexander Vartanian e Max Futrell. A seguire due italiani, Leonardo Lorandi e Lorenzo Travisanutto. Tom Joyner e Hannes Jenker occupano la quinta fila, sesta fila per Yuri Vips e Ben Hanley, settima fila per Tom Bale e Marco Dionisios, ottava fila per Marcus Armstrong e Gianni Vigorito. Juan Correa e Marco Maestranzi occupano la nona fila, decima fila per Tom Lauteslager e per Tuomas Apalainen, undicesima fila Igor Stupenkov e Alexander Dahlberg, poi dodicesima fila per Skaras e Bachmann. Sisko e Festante sono in tredicesima fila, quattordicesima fila per Kiergaard e Galletto, quindicesima fila per Vershor e Tillett, sedicesima fila per Chamongul e Mievc, diciassettesima fila per Pasma dalla Finlandia e dalla Repubblica Ceca, Jakub Kadlac. Tra pochi istanti il segnale, quella bandiera verde che Marco Carlino ha preso e che sta sventolando, appunto il segnale che dà il via al giro, forse due giri di lancio. Vedremo appunto cosa deciderà la direzione gara, se vale quello che abbiamo visto nelle manche, nelle prefinali e nella finale precedente con la 60 mini. Saranno almeno un paio i giri di lancio, poi partenza lanciata, appunto la partenza lanciata che è praticamente un replay di quanto abbiamo visto durante la mini, unica partenza a ruote ferme dalle piazzole della griglia di partenza è quella che vedremo in KZ2 a fine programma odierno, quando appunto dopo questa finale avremo la finale della KFJ, appunto al termine di tutte le azioni sportive della giornata avremo appunto la partenza della KZ2, KZ2 che si preannuncia bella combattuta come sempre. Lì ci sono i piloti di maggior spessore per quanto riguarda la categoria col cambio in questa occasione, mentre abbiamo già un ritiro, un pilota che è fermo lungo il tracciato, dovrà spostarsi inevitabilmente per lasciare spazio al gruppo che sopraggiunge ancora forse un po' troppo pimpante. Dicevamo, piloti della KZ2 che rappresentano il top del top per quanto riguarda i driver nella categoria con il cambio. Questo weekend la massima categoria rappresentata proprio dalla KZ2, e invece piloti della KF che sono il top del top per quanto riguarda la categoria, le categorie monomarcia. Rallenta soprattutto Carol Buzz, sarà lui a dare l'andatura di questa partenza lanciata. Arrivano sul rettilineo dello start, si imboccano i due canali, si parte con Carol Buzz, seguito come un'ombra da Casper Roes e Alexander Vartanian. Vita più difficile per Niklas Nielsen, che è all'esterno e cerca uno spazio di vita lì in quel gruppo inferocito, e lo trova in quinta posizione alle spalle di Van Leeuwen. Niklas
Nielsen, l'uomo che sembrava essere il pilota da battere, è in quinta posizione al momento. La classifica recita appunto: Carol Buzz, Casper Roes, Alexander Vartanian, Martin Van Leeuwen e Niklas Nielsen. Sono già nella S, i primi tre piloti si lanciano sul rettilineo principale. Guarda dietro un attimo Carol Buzz per capire chi è il primo dei suoi inseguitori. Attenzione a Casper Roes che ci prova, mette dentro il muso e passa Casper Roes per la felicità di Mr. Flynn, Ricky Flynn Motorsport, il team che rappresenta Casper Roes. Vediamo il replay dell'azione di Casper, impeccabile in curva 2, addirittura pizzica un po' il corno per trovare lo spazio necessario per sopravanzare Carol Buzz, che adesso è in seconda posizione. Alle sue spalle un brutto cliente, Alexander Vartanian. Abbiamo visto quanto sappia spingere il portacolori del team World Racing, il russo che nella sua prefinale ha fatto tanto bene. Per il momento immobili le posizioni alle spalle dei primi tre, con quindi Van Leeuwen e Nielsen a rincorrere, e Nielsen che fa segnare il miglior giro della gara, è già nello scarico di Van Leeuwen. Van Leeuwen però sta già pizzicando a sua volta il paraurti posteriore di Vartanian. Attenzione perché Carol Buzz stavolta ci mette il muso e si infila ai danni di Casper Roes all'interno del pilota della Ricky Flynn Motorsport. La stessa manovra riesce sia a Vartanian sia a Martin Van Leeuwen, quindi Roes che finisce il suo momento di gloria. A dire il vero è passato anche Niklas Nielsen. Caspita, Roes infiocinato a destra e a manca. Questa è la KF, sbagli un attimo, si infila uno, più che sbagli, e passano poi tutti, chiaramente, visto che gli stacchi sono minimi tra i top driver. Buzz si avvantaggia di questa manovra, e anche Vartanian ha preso qualche metro sugli inseguitori. Gli inseguitori si chiamano Van Leeuwen e Niklas Nielsen. Niklas Nielsen decide di portarsi in terza posizione, lo fa senza pensarci troppo. Chi seguiva, ovvero Roes, mette largo Van Leeuwen, che quindi perde terreno. Van Leeuwen sotto l'attacco di Futrell deve cedere il passo, e adesso è nelle grinfie di Leonardo Lorandi e Ben Hanley, quindi situazione che si complica per Van Leeuwen, che perde appunto anche le due posizioni a favore proprio di Lorandi e Hanley. Ho visto con la coda dell'occhio e con nell'angolo del teleschermo Carol Buzz chiaramente non fa nient'altro che battersi le mani da solo e correre via, perché questo è il momento per scappare e per portare a casa la vittoria. Casper Roes è uscito di scena, o comunque dietro alle sue spalle, l'unico a rincorrerlo è Alexander Vartanian. Niklas Nielsen, che è il pilota che così sulla carta dovrebbe essere l'unico a tenere il passo di Carol Buzz, per il momento è un po' più indietro, nella fattispecie a un secondo di distanza, diceva il cronometro quando siamo passati sul traguardo. Vediamo se Nielsen, infuriato come sappiamo può essere sotto quel casco tricolore, vediamo appunto se Nielsen riesce a recuperare, a rubare terreno, e lo fa perché va a segnare un 48-0, che è addirittura tre decimi meglio del 48-297 di Carol Buzz. Nielsen suona la carica, nel mirino Alexander Vartanian in seconda posizione. La manovra è chiara, bisogna superare prima Vartanian e poi bisogna andare a prendere Carol Buzz. Intanto tutti i piloti saltano all'interno della S, mangiano i cordoli di quella S a centrocircuito, la cavalcano senza andare chiaramente sui dossi dissuasori, quello sarebbe un danno per la prestazione per il kart. Nielsen ha in mente tutt'altro in questo momento che non saltare sui dissuasori, bensì ha in mente di sopravanzare Alexander Vartanian, che ha un po', come dire, i minuti contati. Vediamo sul traguardo ancora un tempo incredibile di Nielsen, 48-0, mentre gli altri girano in 48-2 basso o 2 alto, a seconda che si parli di Vartanian o di Buzz. Nielsen pronto a buttare fuori il muso e a frenare uno zig dopo Vartanian per
appunto superarlo, è una manovra che attendiamo da qui a poco. Ed eccola che arriva Nielsen in seconda posizione, pulito, impeccabile, veramente incredibile la rapidità con cui Nielsen si avvicina agli avversari e poi li passa senza neanche star lì troppo a studiare dove, come, quando. E adesso davanti a sé, mentre vediamo il replay del sorpasso del pilota della Tony Kart Racing Team ai danni del portacolori del team World Racing. Dicevamo, adesso l'obiettivo è solo uno unico: andare a recuperare Carol Buzz, il cugino di squadra, diciamo così, perché sia Cosmic che Tony Kart fanno capo al gruppo OTK e di conseguenza sono tutto sommato gemellati i due team. Alle spalle dei due però c'è un'altra lotta per il terzo gradino del podio e Vartanian non lo vuole certo cedere. C'è Casper Roes pronto a prendersi il terzo gradino del podio e c'è anche Max Futrell. I due portacolori del team Ricky Flynn Motorsport le stanno provando tutte pur di strappare il terzo gradino del podio, che vale foto, vale punti, vale coppa, soprattutto a fine gara. Di conseguenza è importante, la gara non è solo quella tra questi due qua inquadrati in questo momento, ovvero Niklas Nielsen e Carol Buzz, ma anche appunto tra quegli altri tre, diciamo così, tra virgolette, gli altri, perché ovviamente anche loro si stanno battendo per un posto al sole su questo circuito di Adria. E ci prova e ci riesce Roes, Casper Roes terzo in classifica al momento. Subito cerca di replicare Vartanian, nulla da fare, adesso è in un bel sandwich Vartanian. Le due fette di pane sono della Ricky Flynn Motorsport e lui fa la farcitura, però attenti che non si faccia condire via troppo, perché altrimenti sono problemi per lui. Testa bassa per tutti, soprattutto per Casper Roes, che cerca di staccare adesso Vartanian. Roes tiene ben a bada l'avversario, le immagini chiaramente sono per loro, in attesa se mai ci sarà un recupero del recupero di Nielsen su Buzz. Questo ci sembrava potesse essere. Intanto l'altro Ricky Flynn Motorsport, il pilota Max Futrell passa Alexander Vartanian, che quindi in qualche maniera deve dire addio al terzo gradino del podio, che potrebbe essere una lotta fratricida appunto tra i due piloti della Ricky Flynn, ovvero Roes e Futrell, che ora occupano la terza e la quarta posizione. Alle loro spalle appunto Vartanian e poi poco più in là Van Leeuwen e Lorandi. Ecco il replay dell'azione dell'equipe Ricky Flynn ai danni di Vartanian. Vediamo il crono, Buzz ha girato in 48,1, più alto Nielsen, segno che potrebbe essersi un po' esaurita la foga del danese nei confronti del polacco, che qui ha vinto 7 giorni fa la WSK Gold Cup. Vediamo cosa dice il cronometro, dice appunto che Buzz sta allungando alla faccia di quello che potevamo credere, mentre Alexander Vartanian, vediamo, è prossimo a subire un attacco di Van Leeuwen. Non dico un sorpasso perché spero si possa proteggere il russo, ma sicuramente un attacco da Van Leeuwen arriva e mi sa che è arrivato, esattamente sì, è proprio così, è passato, ce lo mostrano anche le immagini sul nostro teleschermo, grazie alla regia appunto per averci mostrato anche come va la gara degli altri. E anche Lorandi ora si fa parecchio pericoloso per Alexander Vartanian, ma le inquadrature ritornano su quel Carol Buzz che ha un secondo 2.46 di vantaggio nel primo settore, e nel secondo settore ha rifilato ancora qualcosina Niklas Nielsen. Vediamo cosa dice il cronometro alla fine del giro, vediamo i tempi, perché da qui riusciamo a capire, a fare una proiezione di quello che accadrà. 48,1 per Buzz, 48,3 per Nielsen, 48,4 per chi segue, quindi attenzione, no, in realtà c'è un 48,1 per Van Leeuwen anche, che è bello scatenato, però attenzione veramente, perché Buzz qui sta facendo ciao ciao con la mano e sta volando via, mentre Van Leeuwen, ve l'avevo detto che quel 48,1 diceva bene per il pilota olandese CRG TM Team Keizer,
E infatti eccolo là che va a superare il primo dei Ricky Flynn, Max Futrell, e adesso Van Leeuwen ha tutto per andare ad accaparrarsi il terzo gradino del podio. Sarebbe il risultato ottimale per lui, visto alla piega che aveva preso la sua gara all'inizio di questa finalissima. Ha perso un po' di terreno nonostante partisse la seconda fila. Chiaramente sempre difficile trovare un varco lì in zona punto di corda della prima o della seconda curva. Van Leeuwen ha faticato parecchio e infatti ha perso terreno. Adesso sta riscalando la classifica. Si è un po' addormentata l'azione invece di Niklas Nielsen alle spalle di questo pilota qui inquadrato in questo momento, Carol Buzz. Veramente serve il sorpresone, mi sa, questa volta Carol Buzz a Niklas Nielsen. Gli serve il sorpresone sul vassoio proprio d'argento, mentre Lorandi passa e guadagna una posizione ai danni di Futrell. Si mette in quinta piazza. Dicevamo, serve il sorpresone Buzz a Nielsen. Nielsen gira in 48.3, Buzz in 48.0. Spettacolo, Carol Buzz, irraggiungibile. Nielsen, nulla da fare per lui. Invece abbiamo un Van Leeuwen che va all'attacco del terzo gradino del podio e se lo prende, se lo mette in tasca. Adesso lo tiene ben stretto, non lo vuol più mollare, forse ha veramente il ritmo per non mollarlo più questo terzo gradino del podio. Gira anche lui su 48.1, roba che riesce solo a Carol Buzz in questo momento. Anzi, Carol a volte fa anche meglio, 48.0 è riuscito a fare. Ma questa è un'altra storia. Nonostante il miglior giro in assoluto della gara, poi alla fine sia di Niklas Nielsen, dicono i numeri, dice il monitor dei tempi, 48.033 nell'ultima tornata, però ancora 48.1 per Buzz, 48.4 invece per Nielsen e Van Leeuwen. Vabbè che Van Leeuwen ci ha ficcato dentro anche un sorpasso, però sta di fatto che materialmente Buzz sta facendo il martello pneumatico, direi, perché continua a martellare sugli stessi crono giro dopo giro. 48.1, 48.1, 48.1 sono tempi che demoliscono veramente la psiche degli avversari. Buzz sembra riuscire in questi crono anche con una certa tranquillità e serenità e facilità, e questi crono si traducono poi in 2 secondi e 3 di vantaggio nel giro precedente. Vediamo in questa tornata 2 secondi e 5, ecco, tanto per dire. 48.2 questa volta per Buzz, occhio un po' a Van Leeuwen, 48.1, potrebbe diventare una spina nel fianco per Nielsen, anche se poi in realtà ci deve da recuperare 1 secondo e 3 su Nielsen da parte appunto di Van Leeuwen, cosa non facile assolutamente. Leo Lorandi scatenato, ha davanti a sé un altro portacolori della Ricky Flynn Motorsport. Lo abbiamo visto per un attimo Leo Lorandi essersi appunto issato in quinta posizione, adesso ha davanti a sé a mezzo secondo di distanza Casper Roes che chiaramente dopo un avvio di gara spumeggiante non vorrebbe perdere questa ulteriore posizione, anche se poi vabbè andrebbe ai piedi del podio con questo quarto posto, però sempre meglio che non il quinto, soprattutto in ottica campionato, perché bisogna raccimolare punti per vincere la gara sulla lunga distanza di 4 appuntamenti. Valgono i punti della prefinale e delle prefinali, e valgono i punti anche delle finali, che valgono di più, però chiaramente vengono dati più punti per chi riesce a vincere o a piazzarsi nelle finali rispettive. Carol Buzz non fa i conti sicuramente, guarda avanti e con veramente estrema facilità sembra continua a martellare su tempi impossibili per la maggior parte degli altri, direi quasi tutti. Occhio che ora le telecamere si spostano su Roes e Lorandi, che sono veramente vicini. Vediamo il crono, 48.2 per Buzz, 48.2 anche per Nielsen, 48.1 per Van Leeuwen. Il distacco tra Nielsen e Van Leeuwen è sceso da 1 secondo e 3 di un paio di giri fa a 1 secondo secco di questa tornata, però in ogni caso direi che per Nielsen si tratta solo di amministrare, diciamo così, virgolette, di dovere ovviamente in questo sport, perché da amministrare in uno sport dove si viaggia sul filo del centesimo giro per giro direi che c'è veramente poco.
E intanto ci avviciniamo al cartello dell'ultimo giro, già nelle mani di Marco Carlino, direttore di gara, insieme ad Alessandro Ferrari, e viene mostrato ovviamente per primo a Carol Buzz, che passa sul traguardo e si trascina dietro gli altri a debita distanza, e Carol Buzz non ha smesso di tirare come un dannato. 48-0-13, è suo il miglior giro della gara al penultimo giro. Che sberla per tutti, veramente, 3 secondi e 1 di vantaggio. Questa è la gara d'oro di Carol Buzz, signori. Veramente sta mettendo insieme il suo capolavoro. Carol Buzz ha poche curve, direi 3 curve dal termine. Il tornante, poi giù, gas aperto per saltare sulla S, i cordoli toccati, appena sfiorati, già il braccio che si alza, giù gas aperto Carol, che va a vincere a braccia alzate davanti a Niklas Nielsen, che guarda dietro e vede Martin Van Leeuwen, terzo classificato, e poi arrivano gli altri sono Lorandi, Roens, Hanley, Super Hanley, che svette in sesta posizione dopo una gara di battaglie. Futrell, Joyner, Jenker, Armstrong, Trevisanulo undicesimo, Correa, Vigorito, Cadillac, Chamongul per le prime 15 posizioni. Che gara per Carol Buzz, veramente incredibile. Qui inquadrato Niklas Nielsen, probabilmente un po' deluso del risultato, si deve accontentare, per così dire, del secondo gradino del podio. E di podio parliamo, ci occupiamo tra pochi istanti. Subito dopo aver visto gli highlights andremo in zona podio per celebrare i primi tre: Carol Buzz, Niklas Nielsen e Martin Van Leeuwen. Sorpresa Buzz, perché effettivamente Nielsen in qualche maniera aveva dato l'idea di poter essere quello più in forma di tutti. Poi invece, vabbè, questa è un'analisi personale mia, quindi posso essermi sicuramente sbagliato, anzi mi sono sbagliato visto il risultato in pista. Sarà lieto Carol Buzz di avermi smentito in qualche maniera. Complimenti al polacco, quindi, dicevamo, in attesa di al podio. Dicevamo Carol Buzz subito in testa, poi per Roens ci mette nel suo per arrivare alla gara e passa al comando. Si deve difendere però dagli attacchi, quando lui riesce a un certo punto, quando poi appunto Buzz si porta lì prima posizione, passa anche Bartanian. Niklas Nielsen in questa fase di gara, la fase iniziale, sembrava veramente essere lanciato con la fionda e avere un ritmo macina avversari, cosa che però non è avvenuta, meglio è avvenuta con tutti tramite con l'avversario. Caro il padre che è andato a vincere a braccia alzate, sarà felice il volante che a pochi istanti troveremo al podio.
arrivato, non saprei. Sì, devi stare la ragazza, già prendo. Devi stare qui. Questa la ragazza, sì, qui. Qui, ok. Eccoci per il podio della KF sul terzo gradino dall'Olanda, Martin van Leeuwen. Bel applauso. Seconda posizione dalla Danimarca, Niklas Nielsen. Il primo classificato dalla Polonia, Karol Bas. Invitiamo le Miss a consegnare il terzo premio a Martin van Leeuwen, il secondo premio a Niklas Nielsen e il trofeo più grande, quello del vincitore, a Karol Bas. Inno nazionale polacco. Un bel applauso a Karol Bas, Niklas Nielsen, Martin van Leeuwen, il podio della finale della KF di questa WSK Super Master Series.